Benvenuti e bentornati di nuovo sul canale di Vivere il Camper. Dopo essere sbarcati a Villa San Giovanni con il traghetto, ci troviamo adesso a fare la prima tappa. Siamo in un comune nella bellissima Basilicata. Marilena, precisamente dove ci troviamo? Allora, ci troviamo a Fardella, in provincia di Potenza. È un piccolo paesino a 745 metri sul livello del mare. E siamo qui perché Fardella è un comune amico dei camperisti, amico del turismo itinerante. Quindi, amici, tra poco intervisteremo il gestore di questa magnifica area sosta comunale, Gennarino. Quindi ci vediamo dopo. Ciao! Ciao. Eccoci quindi con Gennarino, il gestore di questa magnifica area sosta, e il vice sindaco Maria Antonietta Latronico. Esatto. Antonietta. Allora, domandiamo a Gennarino quando nasce questa area sosta e che servizi offre. Questa area sosta è nata circa 10 anni fa, però che è andata in funzione è un 4 anni. E fa che sì. Abbiamo messo il primo anno è stato un po' più, ma adesso grazie a Dio, grazie ai camperisti, alla pubblicità, di tutto, il passaparola, e siamo contentissimi come sta bene andando. Che servizi offre Gennarino? Allora, cosa abbiamo? Vedi, punti luce abbiamo corrente, carico, scarico, bagni caldi, docce calde. Tutto quello che serve a un camperista. Benissimo. Tutto quello che serve a un camperista. Quindi nessun problema sotto questo aspetto. Sì. Benissimo. Marilena. Allora, ok, siamo adesso qui in compagnia del vice sindaco, in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Allora, vice sindaco, noi abbiamo letto, siamo stati incuriositi dal fatto che questo paesino è noto anche come paese delle parole. Perché? Ci vuole spiegare? Perché ci è piaciuto dare attenzione alla parola nelle sue diverse espressioni. Dall'importanza della parola, pensate che a Fardella, parlo quasi di 30 anni fa, abbiamo l'angolo della critica. Bellissimo, quindi, questo dice tutto sull'importanza della comunicazione, delle chiacchiere, ma poi nelle sue varie espressioni, dalla parola legata alle immagini. Esatto. Da questo è partita poi l'idea di creare un museo della parola, che racconta la storia, le tradizioni, il vissuto, la memoria del nostro paese. Bellissimo. Non attraverso gli oggetti, ma attraverso la parola. La parola degli anziani ed è una parola nella nostra lingua, che è il dialetto fardellese. Quindi, Gennarino, e invece per noi, i nostri amici camperisti, la quota irrisoria, quanto costa venire? 5 euro al giorno. Ragazzi, è una quota. 5 euro per godere di tranquillità. Che vediamo, e lo facciamo per far conoscere il paese e per un'economia per il paese. E valorizzare il paese. Questa è una cosa importantissima. Tra l'altro abbiamo visto anche passeggiando per il paese che gli abitanti sono proprio propensi ad accogliere il turista. Ed è bellissima questa cosa, molto. Quindi, allora, diciamo agli amici camperisti che viaggiano dal nord verso sud e da sud verso nord, questa è una tappa intermedia da fare. Assolutamente. Ci si rilassa tranquillamente in un'atmosfera splendida. Sì. Gennarino numero uno. Fantastico. Di affidabilità. Tanta acqua cortesia. Buona, c'è la fonte della salute. Abbiamo l'acqua abbiamo buona visto. Della salute magnifica. Quindi una tappa da fare. Lo consiglio a tutti gli amici camperisti. Noi adesso quindi ci spostiamo al museo della parola. Okay. Quest'anno abbiamo lavorato anche l'anno scorso con tanta gente della Germania, Olanda, francesi, anche gli stranieri. Sì, assai. Benissimo. Assai, da tutto il mondo e vengono dei greci. Addirittura. Fantastico. Ragazzi, è una tappa da fare. Sì. È una tappa da fare. La consigliamo vivamente. Ci vediamo quindi allora adesso al Museo della Parola. Io volevo dire una cosa. Prego. Sì, sono 4 anni che l'area camper di Fardella è inserita nell'ambito del circuito del turismo itinerante. Esatto. Quindi Fardella, amici del turismo itinerante, l'abbiamo già detto. Da venire consigliatissima. Ci spostiamo al Museo della Parola. Un'altra cosina. Ecco, benissimo. Siamo il paese della parola, quindi abbiamo fatto l'inaugurazione con il camper
camper club di Potenza, che io ringrazio tanto. Benissimo, perfetto. Assolutamente. Anche il club di Cosenza. Ah, Generio, ti volevo domandare. Il club di Cosenza, di Taranto, di. Abbiamo di tanti, sì, della Puglia, di Matera, sì, sì. Tutto. Invece, Generio, ricordo tutto. Che mi avevi detto che fai anche un servizio navetta, sì. E vai, andate dove? A visitare qualche. I paesi in intorno. Cosa abbiamo qui intorno da andare a vedere? Ma ci sono tanti posti, sì. Belli. Qualcuno? Tipo Chiaromonte, Teane, Castronuovo, dove ci sono tanti paesi di cultura antica. So che c'è anche un tipo di pasta particolare, ecco, come si chiama? Il piatto nostro tipico è i rescatilli di legume con una farina di fave e grano duro in una percentuale con un po' di grano tenero, che è un piatto tipico nostro che non si trova a nessuna parte, solo noi lo facciamo. Benissimo. Quindi anche buona tavola. Non mi ricordo che anno. Allora abbiamo festeggiato la 41esima sagra. In realtà quest'anno doveva essere la 43esima, soltanto che a causa problema del Covid giusta. Sì, non anche quest'anno potuto. Diciamo la omaggiamo in maniera diversa, ma non possiamo fare perché tra l'altro questa sagra che si ripete ormai ogni 18 agosto da 41 anni, che nasceva inizialmente con una festa degli emigranti. Sì, che perfetto. Tornavano in paese, gente che era andata a lavorare e quindi ritornava in paese, quale miglior modo per salutarli se non con il piatto tipico del paese. Ed è una festa corale perché noi prepariamo la pasta per circa 3.000 persone. Mamma mia. Ma le signore la mattina preparano la pasta fresca con grande pazienza, tutta fatta a mano, il sugo viene cotto in un sugo brodoso. E vi invitiamo magnifico. Ad assaggiarlo. Quindi vedete quante situazioni, grazie. E quante realtà ci sono qui in questo bellissimo paesino. Quindi vi invito nuovamente a passare qui a Fardella, trovare Gennarino, vice sindaco, e noi ci vediamo di nuovo al Museo della Parola. A dopo, ciao! Fardellesi è emozionante ogni volta sentire questi anziani che noi abbiamo conosciuto, che oggi non ci sono più, raccontare la nostra memoria, la storia del nostro paese. È di un'emozione, spero che abbiate provata di riflesso anche voi, perché ci rendiamo conto che sono storie che poi si perderanno nella storia. E quindi l'idea del Museo della Parola di raccoglierle proprio dalle voci, quindi non fare il classico museo dell'oggetto per raccontare la storia, ma viverla attraverso la parola, attraverso la comunicazione, la nostra dialetto fardellese. Benissimo. Sono ragazzini qui? Sì, sono dei ragazzini, perché in effetti poi loro, anche le mamme, immagino, io tante storie le conosco perché le ho sentite raccontare da mia nonna, ma chi ha le mamme, i genitori più giovani, si perderanno. Certo. Avete avuto una bella idea, veramente. Grazie. Quindi in tempi non di pandemia, scolaresti. Sì, bellissimo. Adesso che stiamo vedendo questo, ci stiamo rendendo conto che noi, non avendolo fatto, abbiamo perso molto della nostra identità. Quello che era un tempo, no? Sì. Purtroppo, peccato. È stata veramente una bella idea. Sì, perché non ci pensi. Poi cioè, sì, ricorderò questa cosa, poi me ne ricorderò. Invece non è così, perché la memoria purtroppo è labile. Non sempre, certo. Diciamo, ciò che è scritto, ciò certo. Che lo vedi in maniera anche asettica in un oggetto non ti trasmette la stessa emozione che ti trasmette la parola. Assolutamente. Abbiamo il presente proiettati verso il futuro, sì. Ma ci dimentichiamo del passato su cui poi si punta tutto. Vero, sì. vero. Ed è importante anche per le nuove generazioni, perché in questo modo si costruisce l'attaccamento alle proprie radici, per questo al proprio paese, degli scolari, perché come insegnante sì. È ovvio che
importantissimo che passi attraverso di loro il messaggio. Sì, assolutamente. Grazie. Perché, no, è stata una piacevolissima scoperta questa Carmela per noi. Molto bene. Contenta. Grazie. Avevamo dell'amenità dei luoghi e dell'ospitalità della gente. Ci aspettavamo di trovare una bella situazione, ma la realtà supera le aspettative. È vero. Grazie. Sono felicissima. La Summer School, noi l'anno scorso ogni anno organizziamo una Summer School lingua d'inglese, una serie di attività, e l'anno scorso abbiamo fatto il progetto Parole in Strada, quindi in ogni angolo della strada persone che avevano una storia da raccontare. Ritorniamo sempre ai racconti, come il Museo della Parola, i vari racconti personali, di vita personale di ogni persona li trovate, qui c'è una sorta di mappa, nei vari angoli del paese dove sono stati vissuti dalle persone queste storie, vi potete collegare direttamente con il QR code e sentire e raccontare le storie dalle persone che le hanno vissute direttamente sul cellulare. È un'occasione anche per visitare un po' il paese all'interno. Grazie. Allora, siamo entrati tra i ricordi di Fardella. I ricordi e la tradizione è sicuramente un'esperienza toccante che ci porteremo tutti nei nostri cuori. Assolutamente. Quindi è stato bellissimo vedere come si viveva con semplicità. Abbiamo visto appunto delle immagini di persone anziane che hanno raccontato la loro esperienza di vita. E che nell'estrema povertà però lo raccontavano con una serenità, una semplicità quasi fossero orgogliosi proprio, ma sicuramente lo erano, orgogliosi del loro passato, delle loro origini, quello che un po' si sta perdendo tra i ragazzi, tra i giovani. Quindi se venite a Fardella preparatevi ad immergervi nella semplicità della tradizione e portarla con voi. Infatti. Comunque ringraziamo di nuovo il vice sindaco per la disponibilità, Gennarino, il gestore dell'area sosta, che vi aspetta, amici camperisti. Noi ci vediamo ad un prossimo video, mi raccomando sempre iscrivetevi al canale di Vivere il Camper. E attivate la campanella. Ciao a tutti, ciao.